Enrico Desiderio. Non è semplicemente arredare la tua casa, è qualcosa di più. Non è solo dare forma alle tue idee e progettare i tuoi spazi, è qualcosa di più. E questo non è semplicemente uno spot. Ritorto Mobili è qualcosa di più. Oggi, più che mai, puoi dare valore alla tua casa. Ritorto Mobili effettua sconti fino al 50% sulle migliori marche presenti in esposizione, come Del Tongo, Stilema, Cantiero, Macchi, Giusti Portos. E allora, cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, via Maratà a Gioiosa Ionica. Aperti anche la domenica fino alle ore 13. Telefono 0964 41 33 46. www.ritortomobili.it. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermontin Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti, ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Lunedì 13 febbraio, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia per aprire una nuova settimana di informazioni sulla nostra emittente con quelli che sono i fatti del giorno tutti importanti. Lunedì, come al solito, grande spazio ai temi prettamente calcistici. In colore la prova del Roccella ieri all'Enetto Muscolo, vince la Turris 3-1, situazione veramente difficile per la squadra di Galati in classifica. Faremo il punto della Serie D, ma soprattutto ci occuperemo anche di eccellenza, con la città novese che continua a vincere e a brillare, tripletta di Matteo Carbone ieri, e poi in promozione l'Aurora Reggio che conserva il primato dopo aver battuto sabato nell'anticipo il Caulonia qui sul neutro di Roccella Ionica. Bene il Gioiosa ieri a Lauriana di Borrello, è terminata 1-1. Ma non solo sport, perché ci sono i temi della politica, la cronaca, faremo il punto su quelle che sono le pagine regionali e soprattutto quelli locali. Andiamo con ordine, tempo di prime pagine, vediamo l'apertura per quanto riguarda il quotidiano del Sunde. Drini, figli tolti ai boss solo temporaneamente, vedete questo virgolettato. Il presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, dopo l'intervista, l'affido fuori dalla Calabria, una sua conquista, il primo nel 2012. Poi per la politica, vedete, è un botta e risposta tra Giuseppe Scopelliti, ex governatore calabrese, e Mario Oliverio. Oliverio che dice: la Serie A di Scopelliti non intendo frequentarne neppure gli spogliatoi. Il governatore replica dunque alle dichiarazioni dell'ex presidente Scopelliti. E poi a Catanzaro, per quanto riguarda la cronaca, raid alla Sorica, l'emergenza acqua e danni in gente. Andiamo subito al Taglio Basso, ci occupiamo di Villa San Giovanni, l'ombra del clan, sequestrata un'impresa. Tutto partito dall'operazione denominata Sansone, che portò a 26 arresti, sigilli anche all'intero patrimonio aziendale, valore 1.500.000 euro. E ancora di spalla tutte le notizie che riguardano lo sport. Il Crotone cade anche con la Roma, come con la Juve, dunque 2-0 della formazione di Spalletta, Lezio Scida. Stasera invece il derby tra Cosenza e Regina, una partita importantissima soprattutto per gli Amaranto. E ufficiale invece a Catanzaro il ritorno di Erra, è stato esonerato Zavettieri dopo la sconfitta a Messina. E come dicevamo prima, anticipando i titoli, rende Cittanovese e Isola Capo Rizzuto sorridono, ma soprattutto la Cittanovese ha una marcia in più. Poi si parla anche di basket, il Tonno e la Viola battute in casa. Lasciamo la prima pagina del quotidiano, proseguiamo speditamente su quelle che sono le notizie di prima pagina, ci occupiamo di Gazzetta che riserva questa apertura. Aziende uccise dal sospetto, ecco l'apertura di Gazzetta del Sud Calabria. Le ricadute dell'interdittiva antimafia investono l'intera economia dei territori coinvolti. Il caso di un imprenditore disperato, nessun politico muove un dito per noi. Andiamo subito al Taglio Alto, titolo sottotestata, riflettori puntati sull'Alaco, si intensificano le ricerche del commercialista Bruno Lacaria. A fianco invece Castrovillari, nei guai il manager del lusso, indaga la Guardia di Finanza. E poi la politica nazionale, vedete, il Partito Democratico va alla conta, Forza Italia e Lega pure, ma sta peggio Roma, le beghe che attraversano i partiti dunque in Italia. Dem verso il congresso, lo stop di Guerini e fermare il logoramento. E ancora per i temi calabresi, la fotonotizia a Reggio, furto nella sede della città metropolitana, rubato l'hard disk del vice sindaco, vedete vertici del nuovo ente, qui il vice sindaco Riccardo Mauro e il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. Di spalla ci occupiamo degli occhielli, iniziando da Catanzaro per la cronaca, eroina nell'auto, arrestati in 5 a Villa San Giovanni, all'imprenditore calabrese sequestrato invece il patrimonio. Roggiano aggredisce i carabinieri al posto di blocco. Cetraro, sempre centro del Cosentino, in manette un ricercato appartenente al clan Muto. Cosenza, si è rinnovato l'atto di fede della città alla patrona. Vedete qui la notizia per la festa della Madonna del Pilerio. E
poi per la Serie A ancora una grande Juve ieri sera a Cagliari, ancora protagonista Higuain 2-0, la Roma stende il Crotone come dicevamo. In archivio invece il Festival di Sanremo, dove non sono mancate le sorprese. Fiorella Mannoia, che era indicata come possibile vincitrice, è arrivata soltanto seconda, ma la sua canzone ha ricevuto consensi. Sanremo dunque edizione col botto, serata finale ascolti record, Conti dona i suoi 100.000 euro. Vedete qui il vincitore della Kermesse Sanremese edizione numero 67, si tratta di Francesco Gabbani, si impose nel 2016 tra le nuove proposte, un anno dopo ha messo in riga tutti i big, è la prima volta dunque per lui nel Festival di Sanremo con questa vittoria a sorpresa. Lasciamo Gazzetta sul nostro touchscreen, la prima pagina anche delle cronache delle Calabrie, così andiamo a completare con i titoli di apertura, poi inizieremo ad analizzare i temi subito regionali all'interno del Quotidiano del Sud per quella che è la prima parte della nostra rassegna stampa, che vi ricordiamo è la prima edizione in diretta per quello che riguarda le notizie del giorno attraverso anche più tardi il nostro portale. Vediamo subito le cronache delle Calabrie, l'edizione di Reggio, dunque quell'assurdo braccio di ferro, vedete il governatore calabrese Mario Oliverio, riferimento a questo braccio di ferro con Massimo Scura, intervista intanto a Maria Carmela Lanzete, che è sindaco di Monasterace ed ex ministro per gli affari regionali, che critica gli attacchi del governatore a Scura. E ancora il fascicolo di Robin Hood conteso fra due procure, questo per quanto riguarda la giudiziaria. Vibo accusava Calvetta, Catanzaro ribalta tutto. E ancora Reggio Calabria per la cronaca, 5 arresti per furto nel cantiere della caserma dei carabinieri di Rosarno, la notizia è rimbalzata subito ieri sul nostro portale. Poi a Mortara di Reggio, attenti i carotaggi per tentare la ripartenza. E poi c'è la riflessione da parte del direttore Paolo Guzzanti, la Lanzetta accusa Oliverio, questa la prima pagina delle cronache delle Calabrie. Ritorneremo dopo con pagine regionali e quelle locali, nel frattempo prima parte che inizia subito con il Quotidiano del Sud, andiamo subito al processo a Emilia, ci occupiamo di giudiziaria, vediamo subito il titolo, pagina numero 7, tracciati i curricula del clan Cortese, grande Aracri decideva chi doveva vivere e morire anche in Emilia Romagna, vedete il titolo. E ancora per quanto riguarda sempre primo piano del Quotidiano del Sud, il 'Ndrangheta, allontanamento temporaneo, vedete il virgolettato. Rosario Di Bella, finito in prima pagina sul New York Times, spiega la sua lotta contro la criminalità. Il presidente del Tribunale dei Minori a Reggio sul caso dei figli del boss, vedete posti di blocco di polizia per questa notizia a firma di Fabio Papalia. E poi le pagine Calabria che anticipano tra poco i temi locali, vedete il botto e risposta tra Giuseppe Scopelliti e il governatore calabrese Mario Oliverio, la polemica, il governatore di loro non ho frequentato nemmeno gli spogliatoi, Scopelliti, Oliverio ho giocato in Serie A, non parlo dei dilettanti, dunque un po' un botto e risposta molto ironico tra i due, tra Giuseppe Scopelliti, ex governatore calabrese, e soprattutto Mario Oliverio. E ancora nelle pagine Calabria si parla di investimenti, cabina di regia sui patti per il sud, Oliverio a Roma, e poi la polemica, piattaforma antisismi con flop, ingaggiati 6 professionisti che verranno pagati a ore. La Ferroattacchi sostiene che il bando mortifica le professionalità interne. Poi nel taglio basso vedete Cosenza, l'appello di Corbelli al commissario Scura, salvate il centro di riabilitazione di Rende, i contratti alle terapiste sono scadute, servizi a rischio. Lasciamo la pagina d'apertura Calabria, ci sono degli aggiornamenti sul nostro portale, preghiamo la regia subito di mettere in onda il nostro sito perché c'è un aggiornamento dell'ultima ora, un'operazione della Guardia di Finanza, vedete appare subito in apertura, 25 arresti per associazioni di tipo mafioso, 60 aziende coinvolte, turbate
aste pubbliche per un valore di 90 milioni di euro. Vedete la notizia già in bancheca, in primo piano, e noi andiamo a dare subito un'occhiata a quella che è la notizia del giorno, di queste prime ore del mattino. Integrale, vedete, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, dalle prime luci dell'alba stanno eseguendo in Calabria, Sicilia e Lazio un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale nei confronti di 25 persone responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, nonché di turbata libertà, degli incanti e frode nelle pubbliche forniture, corruzione e falso ideologico in atti pubblici. I citati provvedimenti, si legge nella nota, rappresentano l'epilogo delle investigazioni condotte dal gruppo Investigazione Criminalità Organizzata GICO del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, volte a contrastare i profili imprenditoriali della cosca di 'Ndrangheta Piero Malli operante nella piana di Gioia Tauro. In tal contesto, si legge ancora, è stato individuato un cartello di oltre 60 società che, attraverso la presentazione di offerte precedentemente concordate, è stato in grado di determinare l'aggiudicazione di appalti pubblici per oltre 90 milioni di euro. Sono stati altresì eseguiti 38 sequestri preventivi d'azienda per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro, nonché accertati rapporti di connivenza con il sodalizio criminale da parte di un dirigente comunale ed episodi di corruzione di un funzionario dell'ANAS. Questa è la notizia delle ultime ore per quanto riguarda questi 25 arresti. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti sul nostro portale. Vedete la cronaca a dominare ancora: bloccato con 100 grammi di droga, 5 arresti in Calabria. Lasciamo per il momento il nostro sito, il nostro portale, la nostra pagina Telemia, che voi potete consultare nell'arco delle 24 ore, ma noi terremo d'occhio da qui alla fine, perché ci potrebbero essere altri aggiornamenti in merito soprattutto a questa operazione giunta in questo preciso istante sul nostro sito, e dunque che vede impegnata la Guardia di Finanza dalle prime ore dell'alba di questa mattina. Ritorniamo sui quotidiani calabresi, ci occupiamo adesso di accoglienza di immigrati, andiamo nelle pagine di Reggio, vediamo il titolo di pagina numero 12, accoglienza, la lezione dei detenuti. Successo per il primo appuntamento dei pomeriggi letterari al Cereso, ospite d'onore il professor Saverio Pazzano e il suo romanzo sui migranti. E ancora, per quanto riguarda la Locride, temi locali, i bambini diabetici senza cure. Da oggi sospeso il servizio del reparto per i pazienti pediatrici, rischio chiusura, è quello che accade al nosocomio Locresa, reparto di pediatria. La rabbia intanto delle famiglie che dovrebbero spostarsi anche per centinaia di chilometri, l'ennesima tegola dunque sembra battersi sul sistema sanitario locrideo. Da oggi dunque tutti i servizi sanitari offerti presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Contrada Verga saranno sospesi per il sotto organico del personale medico e paramedico. Ancora purtroppo problemi all'interno dell'ospedale di Locre, ancora disservizi. Ardore, nuovo look per tutti i marciapiedi, per ristrutturare e mettere a norma i passaggi pedonali della città stanziati 90.000 euro, lavori per il decoro urbano finanziati con l'indennità statale del vecchio commissariamento, previsti altri interventi. Qui in questa foto appare l'assessore Giovanni Teotino. A Portigliola, ancora comuni locridei, per rimediare al crollo del teatro antico, ecco 25.000 euro. A Brancaleone, dalla divisa ai contenziosi commerciali e il comandante dei vigili, il nuovo responsabile. Siamo già alla piana, l'apertura è dedicata a Rosarno, si parla di cimitero, la minoranza attacca il sindaco Pedà e la maggioranza. Forza Italia si scaglia ancora contro il sindaco Idà, da lui solo silenzio. Ironicamente abbiamo detto Pedà e che sei sindaco di Gioia Tauro, invece il sindaco di Rosarno è Idà. Il centrodestra fa quadrata attorno ad Alex Gioffrè, finito al centro della polemica. Vedete qui il municipio di Rosarno, il sindaco Giuseppe Idà attaccato dalla minoranza. Il primo cittadino intanto ricorda lo Shoah, ma non le foibe, si scusi. E ancora Feroletto della Chiesa, rimaniamo nella pagina della piana, si rinnova la tradizione di fede. La festa di San Biagio richiama i pellegrini per
questo appuntamento che si rinnova a Feroleto della Chiesa. Nella frazione di Plaesano, centinaia di persone per l'antica processione. Invece a Melicucco, una giornata per la vita nascente, preghiera e svago dunque a Melicucco. Era l'ultima notizia. Adesso ci occupiamo di sport, apriamo la ricca pagina sportiva. Higuain, ancora la Juve, la grande protagonista. Il Crotone purtroppo sempre più vicino alla retrocessione per i pitagorici. Vince anche la Roma al 90°. Nicola, l'allenatore, afferma grande coesione coi tifosi, ce la siamo giocata fino alla fine. Questa sera c'è la partitissima, il derby tutto calabrese, Cosenza Regina Mondi contro, e il secondo derby più sentito della Calabria. De Angelis e Zeman si giocano tanto, il tecnico dei Lupi: vogliamo intensità per tutti i 90. All'andata, ricordiamo, il derby terminò all'Oreste del Granillo 0-0. Formazione a tre punte, quella della Regina con Porcino, Corale, Leonetti a centrocampo, ritorna De Francesco, ci dovrebbe essere in difesa dunque anche l'inserimento di Kunzen. Lasciamo la pagina 19 che si occupava del derby. Esonerato Zavettiera a Catanzaro, ritorna Erra, nuova avventura per Erra, che è stato richiamato dal presidente Cosentino. Il Catanzaro aveva perso sabato il derby contro il Messina. Appianati i problemi con Preiti, decisivo Cosentino, torna anche Raione. Esonerato dunque Zavettieri, giallorossi richiamano in panchina il tecnico Campano, che aveva guidato il Catanzaro nella prima parte della stagione. Vibonese, ora il vento è cambiato, bene la Vibonese che ha vinto 2-1, buona la prova dei ragazzi di Campilongo. Siamo già in Serie D, qui c'è la caduta del Roccella, ma prima vediamo il pareggio della Palmese contro il Gladiator, un pareggio meritato per la Palmese di mister Dal Torione. Dicevamo, il rende spietato a Sersale, bella la prova della squadra di Trocini che ha vinto 3-1 con il Sersale. Al 90° il tecnico del Rende mostra sicurezza, non siamo più una sorpresa, dice, soddisfatto della bella prova dei suoi. Castrovillari pari e rammarico per l'1-1 tra Castrovillari e Pomigliano, e poi lo dicevamo, Turris spietata ieri pomeriggio al Netto Muscolo. La Turris cala il Tris alla Roccella, veramente una prova in colore quella della formazione di mister Galati. Cariale in prota, prendono il largo poi l'autorete di Minici, accorcia Ficarotta con un bel gol. 1-2 micidiale nel primo quarto d'ora adesso per l'Amaranto, si fa veramente dura. Al 90° a parlare il direttore sportivo Curtale, puniti da due errori, commenta così dunque la sconfitta Curtale. Non ce ne va bene una, ma possiamo salvarcene, siamo veramente convinti che il Roccella può farcela anche questa volta. Cittanovese, siamo all'eccellenza, cinquina da sogno per la squadra di mister Zito, grande protagonista Matteo Carbone, tripletta per lui, ma anche Vicentin, una doppietta. I giallorossi continuano la loro rincorsa. Vediamo la sconfitta dell'Ocri, maturata nel finale ad Acri. L'Acri non vuole fermarsi più, vince il Roggiano 5-0 con il Gallico Catona. L'Isola Caporizzuto invece vince a Scalea 3-0. La Reggio Mediterraneo torna il sorriso per la squadra di Peppe Carella, vince 2-0 con il Trebisacce. Vi ricordiamo che sabato il Siderna ha giocato una buona gara e ha vinto 2-1, buona la prova della squadra di mister Tonino Figliomeni. Siamo alla pagina che riguarda la promozione, lo abbiamo detto, l'Aurora Reggio ha un pratico in più. Sabato nell'anticipo l'Aurora Reggio ha battuto 2-1 il Caulonia. Vitetta risponde al vantaggio di Favasulli, il gol decisivo arriva a 5 minuti dalla fine. Il Caulonia gioca alla pari con la capolista, ma è costretta a cedere, e dunque l'Aurora Reggio arriva così al primato con 52 punti. L'Aurianese ieri invece bloccata da un ottimo Gioiosa Ionica, la squadra di mister Scorrano ha pareggiato 1-1 dopo essere passata in vantaggio con Satta, poi Saffioti ci mette una pezza, c'è grande delusione dunque per la Laurianese. La squadra di Nocera si fa imbrigliare dal Gioiosa Ionica che non va oltre il pari. Il Bocale respira l'aria dei playoff, finisce 4-1 del Bocale a Taurianova. L'Africo invece spugna Delia Nuova 2-1 della squadra di mister Leone, che vince dunque contro la Deliese, ottenendo una vittoria importante e raggiungendo una zona tranquilla di classifica. La Propellaro vince 3-1 con la Villese, il Brancaleone batte 1-0 il Rosarno, che domenica giocherà contro il Caulonia. Negli altri campionati, in prima categoria la Bovalinese ormai non conosce più ostacoli, vince ancora la squadra della Bovalinese, per
perde il Mammola dopo 6 turni a bianco 1-0 dopo una gara vinta sul rigore con un campo dunque impraticabile. Il 5 Fronti strapazza i Palizzi 6-0. Nell'altro girone bene il Bivongi Pazzano che batte il Borgia 3-2. Era l'ultima notizia per quanto riguardava il quotidiano del Sud. Abbiamo sinteticamente affrontato quelli che erano i temi prettamente sportivi, quello che è accaduto in questo ultimo weekend, dove non sono mancate le sorprese. Se ne discuterà questa sera a Tutti in Campo con ospiti, servizi, ma soprattutto si parlerà anche del momento difficile del Roccella e le altre sfide che si sono giocate tra sabato e domenica. Gazzetta del Sud, così apriamo la seconda parte, subito le pagine regionali. Abbiamo detto di Sanremo in archivio con la vittoria a sorpresa, ma soprattutto Fiorella Mannoia che è arrivata a seconda. E vediamo invece i temi regionali che riguardano le pagine calabre. Interdittiva antimafia, forte l'impatto economico, una questione cruciale dalle ricadute imprevedibili di cui si è occupato anche il presidente del TAR all'apertura dell'anno giudiziario. Significativa la quantità dei giudizi instaurati in una regione dove il numero delle aziende è circoscritto. Nella stessa pagina ci occupiamo subito di cronaca, droga, 5 fermi dei militari dopo un lungo pedinamento, attività di controllo tra Mercellinara e Catanzaro. Il fare sospetto di alcuni ha destato l'interesse di pattuglie dei carabinieri. In un'auto sottoposta ad accurati controlli sequestrati oltre 100 grammi di eroina purissima. A fianco premiati invece i migliori talenti del tiro a segno calabrese, la cerimonia promossa dall'Unione di categoria. Nel taglio basso ci occupiamo ancora dei servizi disposti dal questore del capoluogo di Ruocco, sempre nel catanzarese, interventi della polizia nella battaglia contro l'andrangheta, controllate 2006 autovetture e 1850 persone in queste ultime ore. Andiamo ad occuparci ancora di pagine calabria, lo anticipavamo nei titoli di apertura e senza dubbio la notizia del giorno: rubato l'hard disk del vice sindaco della città metropolitana. Strano furto a Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria. Riccardo Mauro ha la delega alla trasparenza, il computer formattato di recente. Tutti i computer di Palazzo Alvaro nelle scorse settimane erano stati sottoposti a masterizzazione. Ancora, allargare la portata del patto siglato con l'ANAC, la proposta di estendere il protocollo anticorruzione anche all'ente di nuova formazione. Vedete qui Riccardo Mauro, il vice sindaco, come dicevamo, della città metropolitana. Andiamo a Locri, l'ostello della gioventù affidato da poco al consorzio sociale Goelle. La città ha scelto di non essere suddita di forze criminali. Intervento del sindaco di Locri calabrese dopo il danneggiamento del bene confiscato. L'amministrazione comunale di Locri non si fermerà e porterà avanti il suo programma. Vedete, simbolo di legalità, l'ostello realizzato in un immobile confiscato al clan Cataldo e dunque è stato affidato da poco al consorzio sociale Goel. Ancora, per quanto riguarda le pagine calabre, andiamo direttamente a Rosarno, ci occupiamo di cronaca: bloccati in 5 per furto nella futura sede della tenenza. Presi dai carabinieri gli autori del blitz nel cantiere. I lavori in esecuzione su un immobile confiscato alla cosca Bellocco. Il giudice di Palmi ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà i 5 con l'obbligo di firma. Vedete, scene da film, come viene riportata la foto. I componenti del quintetto provano a darsi alla fuga all'arrivo dei carabinieri. Villa sigilli al patrimonio dell'imprenditore calabrese. Ancora notizie per quanto riguarda la cronaca: il provvedimento ha interessato un'azienda di costruzioni, 7 veicoli e 14 mezzi di cantiere per un valore di 1,5 milioni. L'operazione contro i clan attivi tra Reggio Calabria e i centri vicini era stata coordinata dalla DDA. Andiamo al taglio basso, sempre di pagina 13, Reggio coniugi manette per spaccio di droga. Ancora a dominare e la cronaca: quest'oggi i carabinieri hanno sequestrato oltre 500 grammi di marijuana, notizia che avete potuto già leggere sul nostro portale ieri in tempo reale. In casa degli arrestati trovate gli strumenti per confezionare le dosi. Era l'ultima notizia di pagina 13. Adesso ci occupiamo delle notizie che riguardano la pagina 18. Pilerio, lo anticipavamo nei titoli di apertura, rinnovato ieri l'atto di
fede e coscienza ai piedi della sua santa padrona. L'arcivescovo Nolè si è soffermato sui valori della famiglia. Ancora oggi ci sono persone che conoscono la gioia vera. L'arcivescovo Francesco Nolè ha guidato il corteo dei fedeli per le vie cittadine. Vedete l'immagine della Madonna, la statua della Madonna del Pilerio è stata seguita in processione da migliaia di fedeli, un rito che si è rinnovato nella città abruzia di Cosenza. Andiamo avanti, Cassano, la rete culturale per agganciare il Parco del Pollino alla Sibaritide. Rota Greca, il Borgo della Pace, ha dato i natali a due giusti a Cosenza, i funzionari di polizia Angelo De Flore e Amilcare Salemi. San Giovanni in Fiore, l'ultima notizia nel Taglio Basso, il futuro del Trevino, della Sila Fascalo invece a Roma. Siamo già allo sport, velocemente i titoli più importanti, la Juve prende il volo sempre con Higuain, il Crotone ormai ad un passo dalla Serie B dopo l'ennesima sconfitta, quella con la Roma. Vediamo i temi che riguardano la sfida di questa sera, Cosenza e Regina cercano punti pesanti, attesissima la sfida alle 20:45 tra Cosenza e Regina, si mobilita la tifoseria calabrese. E poi le sfide di ieri, ricordando che il Catanzaro ha cambiato ancora allenatore, il ritorno di Erra. Andiamo in Serie D, vediamo la vittoria del Rende, il titolo che riserva Gazzetta, Rende d'applauso, il Sassale deve inchinarsi. Soffermiamoci invece sulla preziosa rimonta della Palmese e sul prezioso pareggio della squadra di Dalto Rione. La Palmese rimonta in cassa un punto prezioso. La sconfitta del Roccella, vediamo come la riporta anche Gazzetta del Sud con le interviste anche al 90esimo, un altro avvio disastroso, Roccella travolto dalla Turris. Pesante passo falso interno degli Amaranto che sprofondano adesso in classifica, magra consolazione l'Eurogol di Ficarotta, veramente un gol da applausi. Il quintultimo posto era il nostro obiettivo, lo dice l'analisi molto attenta del direttore sportivo Cecco Curtale. Al 90esimo il DS è sembrato abbastanza tranquillo, anche noi pensiamo che Roccella abbia i mezzi per poter salvarsi in questa stagione, cambiare atteggiamento, dice, la salvezza diretta appare fuori dalla nostra portata. Dunque Cecco Curtale in questo fottino non si dà pace per l'ennesima prestazione negativa in casa dei suoi ragazzi. Andiamo avanti, lo dicevamo, Belsiderno, quello che sabato ha vinto al Raciti 2-1, Figliomeni promuove il Siderno in casa Cutro, si mastica amaro dopo l'emplein e l'aggancio degli ionici nell'anticipo. Il tecnico della matricola guarda al futuro e alla permanenza con fiducia. Qui invece l'attaccante Giovinazzo, Diego Giovinazzo, ancora una volta grande protagonista, ma il Siderno ha dato segnali veramente di grande ripresa, mettendo dunque in mostra anche un ottimo gioco. Complimenti a Tonino Figliomeni. Tutto facile per la Cittanovese, strapazzata una paolana incolore, vedete 5-1 della Cittanovese contro la paolana. La Cittanovese non conosce ostacoli, grande protagonista, lo abbiamo detto prima, Matteo Carbone che ha fatto la differenza ieri con la tripletta. Perrotta e Scarnato spingono Lacri, Locri combatte ma deve cedere per questa sconfitta maturata nel finale per i ragazzi di Mister Ferraro. Siamo al campionato di promozione, girone B, abbiamo detto della vittoria dell'Aurora Reggio sabato a Roccella contro il Caulonia. Ieri le altre sfide, bene il Gioiosa di Mister Scorrano 1-1, Gioiosa che si allontana dalla zona rischio e domenica al Lombardo di Marina di Gioiosa la sfida con l'Adeliese, che sulla carta dovrebbe essere alla portata della formazione del presidente Gatto. La Laureanese fermata dunque dal Gioiosa, si allontana la testa della classifica invece per i pianigiani. A Satta risponde Saffioti. La Gioiese continua a volare, resta al palo la quotata Stelese, la sconfitta della Stelese ieri a Gioia Tauro, gol partita di Parrello. Invece per la prima categoria ci occupiamo adesso subito del girone C, la Rombiolese ricomincia da 3, Real Montepaone sta letti avanti, abbiamo detto dell'importante vittoria del Bevongi Pazzano di Mister Scidà 3-2 con il Borgia, bel passo in avanti della squadra della vallata dello Stilaro. Nell'altro girone Real Gioia e Ravagnese centrano il Terno, il Grotteria ha perso 3-0 come il Jerax all'Ocri contro la Ravagnese, i Regini si sono imposti 3-2, la sfida tra Bovese e San Ferdinando è terminata 0-0, lasciamo Gazzetta. Abbiamo completato, abbiamo dato un'occhiata ancora una volta allo sport in questa appendice finale della nostra rassegna stampa sul nostro touchscreen per la parte finale del nostro appuntamento quotidiano con la lettura delle testate calabresi direttamente sulle notizie che riguardano ancora
le cronache delle Calabrie, vediamo se arriva sul vostro schermo. Ecco le pagine regionali velocemente. La Lanzetta accusa Oliverio, piovono critiche per il governatore da parte dell'ex sindaco ed ex ministro. Vedete qui Maria Carmela Lanzetta e qui il servizio a firma di Paolo Guzzanti. E ancora, per quanto riguarda le altre notizie sempre all'interno delle cronache delle Calabrie, ci occupiamo di politica. La direzione della Verità, PD calabrese in fibrillazione, vedete qui Bersani, Matteo Renzi, il governatore calabrese Mario Oliverio. Rimane tutta da giocare la partita sulla sanità e il commissariamento. Elezioni, consigliere regionale Big in cerca di un posto al sole per la prossima tornata delle politiche. E poi a Catanzaro la storia del fascicolo conteso. Vibbo aveva aperto un'inchiesta che vedeva indagato anche Calvetta, l'intervento della Procura Generale. Le ultime news sempre all'interno delle cronache delle Calabrie ci portano a Catanzaro. Inseguimento a Germaneto, trovati con 100 grammi di cocaina, questo per la cronaca, a fianco taglia albero della Pineta e finisce in manette. Temi locali che andiamo subito a trovare all'interno delle cronache delle Calabrie, iniziando dalla Piana. Rubano nel cantiere, questa è la notizia di apertura, dove dovrà sorgere la tenenza dell'arma, in notizia che domina in tutte le testate di oggi. In 5 i giovani che hanno tentato di asportare gli utensili e l'immobile di via Matteotti confiscato alla cosca Bellocco. Forza Italia invece incalza Idà, sindaco di Rosarno, sul tema dei rifiuti, emergenza per quanto riguarda il virgolettato del sottotitolo da mesi e cerca di minimizzare. Il sindaco metta i piedi per terra. Ecco la Locride, lo stello aprirà, Locri non molla, lo stello della gioventù che ricordiamo è stato da poco affidato al consorzio sociale cooperativo Goel. Le reazioni dopo il raid alle caldaie del bene confiscato alla 'Ndrangheta. E ancora Ape Grindrung, processo verso le battute finali, queste per la giudiziaria. Domani è prevista la requisitoria del PM della DDA. Le accuse, traffico e detenzione di droga, messa in circolazione di monete contraffatte. E ancora Locri, UGL Polizia, Tigano, un eroe. Il cavo dell'alta tensione si spezza e cade sulla strada statale 106. E poi le notizie che riguardano l'ospedale di Locri, non buone purtroppo per il nosocomio locrese. Si tenne per la pediatria e genitori dei piccoli annunciano battaglia, preoccupa la situazione del reparto ospedaliero. Ancora Siderno, Massara, Fuda, l'incarico esterno è illegittimo. Stacchiamo con le cronache delle Calabrie, non ci sono altre notizie importanti, per cui lasciamo il nostro touchscreen, il nostro sito. Abbiamo così completato la nostra rassegna stampa di inizio settimana. Le altre news nel nostro TG alle 13:30 con tutti i servizi. Vi ricordiamo questa sera in prima serata anche il nostro rotocalco sportivo con tutti i risultati, i commenti e i servizi di questo ultimo weekend di calcio, dove come dicevamo non sono mancate le sorprese con tanti ospiti in studio. Grazie perché anche oggi avete pensato di ospitare la rassegna stampa di Telemia. Buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Cantine Napolis Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Kaulon. La costante applicazione. Nasce il vino e Napolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lopi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.